basso l'audio, che non si può. Chiediamo alla regia se lo praticamente metterlo in bocca, va bene. I rapporti con Delfin sono orientati a continuatività e costruttività, nel senso che noi, complice il fatto che conosciamo Delfin, qui c'è il dottor Bardin che conosciamo da almeno 15 anni, il dottor Milleri lo conosciamo da almeno 5-6, quindi i nostri rapporti sono facili e immediati e da questo punto di vista abbiamo sempre promosso un engagement volto a spiegare quello che facciamo e alle prospettive. In questo ambito, e vengo al tema dell'assemblea, abbiamo ricercato attivamente sia con il socio Delfin che con il socio Caltagirone una quadra, un accordo sulla composizione del Consiglio. E devo dire che sempre all'interno di un dialogo costruttivo e diciamo facile, nel senso non complicato, ci sono stati due temi che hanno impedito di trovare un accordo. Il primo di carattere tecnico, perché sarebbe stato un accordo fatto per la prima volta nel sistema italiano, perché tra un consiglio di amministrazione e due azionisti, per di più con una partecipazione superiore al 25%, che è la soglia autorizzativa, anzi la soglia per l'OPA obbligatoria, ci sono state diverse tematiche tecniche che non hanno reso facile questo tipo di, diciamo, predisposizione. Questo è stato un primo tema. Il secondo è che all'interno, come vi dicevo, di un dialogo costruttivo si è registrata una differenza di vedute sull'impianto di governance tra il Consiglio e, diciamo, principalmente Delfin, che è stato il nostro principale interlocutore, più che il gruppo Caltagirone. Abbiamo messo tutti e tre la massima buona volontà, non c'è stato nessuno che non ha voluto fare questo accordo, ci sono stati questi due temi e quindi non è stato un tema di 3, 4, 5 posti, è stato un tema di impostazione e di tecnica, no? Quindi questo ovviamente noi siamo ben contenti che Delfin partecipi al nostro consiglio, che dia il contributo, le voci critiche o non critiche che esse siano per noi sono salutari e utili, e quindi diciamo è un problema che da questo punto di vista non si pone.